Un dialogo sulla necessità di investire sulla ricerca si è consumato questa mattina ad Assergi tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. La cornice è quella dei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che il Premier ha definito un'eccellenza. L'Italia è orgogliosa di voi, ha detto Draghi ai ricercatori. Il professor Parisi ha colto l'opportunità per chiedere, senza mezzi termini, investimenti costanti che vadano oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi dobbiamo avere un piano settennale, decennale, in modo che si sappia cosa succede dopo il PNR, cioè deve essere, cioè gli orti non si possono innaffiare un mese sì, un mese no, e la ricerca non può essere finanziata una legislatura sì e una legislatura no, come è accaduto nel passato. Serve un accordo, se volete, bipartisan per poter estendere, avere certezza di quello che succederà nel futuro, perché senza certezza non si convince la gente dell'estero, le persone che stanno all'estero, a venire in Italia o a rimanere in Italia. Dal PNRR arriveranno 30 miliardi per la ricerca, ha risposto Draghi. Finanzieremo 30 progetti per strutture innovative e raddoppieremo il numero delle borse di studio. Vogliamo sostenervi, vogliamo agevolare il vostro lavoro. E ovviamente senza ingerenze, nel mio caso almeno, creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere, facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi laboratori sono un esempio virtuoso, e promuovere la cultura del merito con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati, perché, come ci ricorda il professor Parisi, il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltar fuori per caso e le sue applicazioni apparire in campi assolutamente imprevisti. A proposito di questo, la soddisfatta la risposta che le ha dato Draghi poco fa? Sì, sì, è molto soddisfacente. Vediamo adesso poi, se spero proprio che si possa concretizzare in un atto preciso da parte del governo e del Parlamento. L'attenzione si è poi spostata sul gender gap. Le donne ricercatrici in materie scientifiche sono meno della metà degli uomini. Ad oggi però alla guida di importanti progetti ci sono delle scienziate. Prima si è detto che magari la questione della materia scura sarà risolta da delle donne, che ne pensa? Ma è possibile, l'argomentazione è buona. Le donne anche con l'aiuto di qualche uomo, non donne da sole. Presenti anche la ministra per la ricerca Messa e le autorità locali, dal commissario Legnini al governatore Marsilio, il quale ha potuto avere un breve colloquio col premier. L'occasione sarà preziosa, spero, per potergli rappresentare l'urgenza di dedicare la massima attenzione possibile al tema della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, perché questi laboratori oggi vivono in questa condizione di incertezza che non aiuta a progettare il futuro e quindi a rendere serena anche la comunità scientifica. Sì, il commissario Gisoni ha fatto un gran lavoro di ricognizione, di ricostruzione anche di una documentazione difficile da mettere insieme, anche scoprendo e facendo rilievi anche per certi versi inediti di aspetti poco conosciuti o addirittura sconosciuti fino ad oggi di come funziona questo sistema e di quali infrastrutture percorrono questa nostra montagna. Per i tribunali minori, visto che in questi giorni si sta mettendo a punto la riforma. Ho appena fatto un comunicato su questo, perché tra oggi e domani le commissioni riunite votano. E questo è davvero l'ultimo appello, nel senso che se non si utilizza il decreto di proroga termini per ottenere almeno lo slittamento in avanti, la proroga quindi per questi tribunali, non avremo la possibilità di intervenire poi sulla riorganizzazione e di salvare questi tribunali. Quindi ho fatto un appello a tutti i parlamentari, ovviamente a cominciare da quelli abruzzesi, ma non solo, perché ci sono parlamentari anche non abruzzesi che hanno sottoscritto gli emendamenti e che li sosterranno. E quindi io spero che la Commissione abbia la forza e il coraggio anche politico di fare questo gesto e di salvare i nostri tribunali, permetterci così di guadagnare tempo per poter affrontare, come anche detto dal Ministro Cartabia stesso, con serenità una discussione seria, approfondita sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria e dei servizi giudiziari.